Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova avventura nell'Egg Wars Solo. Questa volta mi trovo a combattere nella mappa Candy e faccio parte del team Orange. Allora, visto che sono già partito con il kit che mi dà l'armatura in full leather, direi di iniziare a fare un po' di ponte e soprattutto un'arma per difenderci, e quindi direi che va benissimo la spada in pietro. Io preferisco chiamarla pietro, quindi spada in pietro. Per il resto cosa possiamo fare? Direi un po' di cibo e facciamo quello lì migliore. E sono solo 3, che schifo che me ne ha dati veramente poco. Vabbè, non fa niente, quindi facciamo anche un bel piccone e poi possiamo andare dritti al centro mappa, sperando che qualcuno non ci dia fastidio. Allora, io mi sto dirigendo al centro, ci sono tanti centri quindi non solo questo. Facciamo un ponte alto e vediamo se c'è qualcuno qui, ragazzi. Ok, sembra non esserci nessuno, ma già è passato quello, come vedete. Quindi il rischio è veramente alto. Se vuole scontrarsi, per me non ci sono assolutamente problemi. Tanto io mo raccolgo un po' di diamante e mi farò sicuramente full ferro, ragazzi. Dobbiamo stare anche attenti agli altri vicini di casa, perché comunque sicuramente proveranno a venire da me. Dai, 5 diamanti, perfetto, quello sta ancora lì. Ottimo. Il tempo di... no, direi che va bene così, ragazzi. Io torno un attimo in base, mi faccio almeno la corazza. Tanto quello non credo che riuscirà a farsi tanti lingotti d'oro per coprire per bene il suo letto, quindi posso sfruttare questa cosa e andare subito da lui. Quindi cosa volevo fare? Mi sono dimenticato. Ah, un bel po' di blocchi e facciamo anche un po' di mele. Ok, possiamo anche ritornare a distruggere il mio vicino di casa che si trova di fronte. Ok, crede che io mi sia dimenticato di lui? Non penso proprio, ragazzi. Io vado e lo devasto. Vediamo un po' se riesco ad arrivare. Credevi che non arrivassi qui? Io ti spezzo, ragazzi. Tanto lo ammazziamo questo, perfetto. Sì, distrutto, e non può neanche fare niente. Fai bene a buttarti giù. Tanto adesso lo finiamo di ammazzare, ragazzi. Non può sopravvivere questo, perché comunque ci potrebbe dare fastidio. Vedete come spamma con i pugnetti? Vorrebbe buttarmi giù, ma non ce la farà mai, perché io adesso lo distruggo. Perfetto, distrutto il nostro vicino di casa. Ottimo. Ha detto GG, dai. Fortunatamente qualcuno che non dice nabbo, hackeri, altre cose. Dai, qualcuno che ha detto GG. Benissimo, vediamo cosa possiamo fare adesso. C'è quello lì che potremmo ammazzare e lo faremo subito. Ma prima di andare, vediamo un attimo se possiamo andare in quest'altra base. Vediamo un po' la situazione, ragazzi. Quello lì ha la spada buona, sembrerebbe. Però comunque possiamo scontrarci, non ci sono assolutamente problemi. Però non mettiamoci in questa posizione. Ma quello è morto ragazzi quello. Cavolo, andiamo subito da lui. Vediamo un attimo, anzi no, prima di andare da lui facciamo una cosa, procuriamoci un bel po' di diamanti e vediamo un attimo la situazione. Allora, tu cosa vuoi fare? Vorresti buttarmi giù? Non ce la farei mai, sappilo. Ok, GG, siamo arrivati. E gli distruggiamo anche l'uovo a questo maledetto. Ma guarda, ma che cavolo, sta laggando come se non ci fosse un domani, ragazzi. Se mi devo far uccidere da questo così, che palle, eh. Vai giù. Perfetto, lo abbiamo devastato. Ah, ragazzi, finalmente. Siamo rimasti veramente in poche persone. Tyson ha scritto, ok, Ez. Quando scrivono sta cosa io li odio, ragazzi. Alcuni di loro si credono pro scrivendo ste cose, ma... cioè, copiano questi termini da altre persone. Cioè, sempre così succede. Comunque, facciamo una cosa, ritorniamo in base e facciamo il restante dell'armatura. Abbiamo 12 diamanti, quindi equipaggiamoci per bene e andiamo a distruggere tutti. Il mio uovo, come vedete, non l'ho neanche coperto. Non l'ho neanche coperto e sembrerebbe che stia resistendo.
Facciamo i pantaloni, ok. Wow, ho quasi tutto distrutto, ragazzi. Mi mancherebbero i piedini, però chi se ne frega. Ora ho voglia di attaccare. Facciamo la spada, quella lì in ferro, ok. E basta, dobbiamo solo andare da qualcuno di nuovo. I blocchi li abbiamo, quindi possiamo farcela. E dai, andiamo subito. Vediamo chi è rimasto. È rimasto il Dark Green, che è Ice Blizzard, ok? Andiamo a trovare subito Ice Blizzard ed eccolo lì, ragazzi. Ora sicuramente proverà a scappare, o non lo so, può darsi anche che mi affronta, chi lo sa. Ok, sta scappando, vediamo un po'. Se si gira proverà a buttarmi giù, sicuramente. Funziona sempre così, ma io so che lo ammazzerò. Devo capire dove si trova lui. Devo capire un po' dove sta la sua base. Dove potrebbe stare, ragazzi? Qui c'è il rosso, il blu. E lui è quello lì. Diciamo il dark green. Quindi devo capire dove si trova. Sembrerebbe che non sia qui. Ora mi andrà a distruggere il letto, no? Vediamo un po'. Vabbè, chi se ne frega. Andiamo subito da lui, ragazzi. Io amo combattere senza uovo, quindi che me lo può anche distruggere. Chi se ne frega, ragazzi. Ma tanto adesso andiamo da lui. Oh mio Dio, io sono senza cuori, ragazzi. Vabbè, tanto questo qui non può farmi niente. Non può farmi niente di niente. Ma sta volando un po' più alto del solito. Ok, lo abbiamo distrutto. Andiamo subito da lui e ammazziamolo. Ok, il mio uovo è stato distrutto. Perfetto, sali. L'ho distrutto, ragazzi, ottimo. Possiamo attaccarlo. Non so neanche se sia la sua base, sì. Ok, lo abbiamo devastato. E quindi andiamo a farlo finire di respirare. Vediamo un po' dove si trova. Eccolo lì, dovrebbe essere quello. No, non è neanche lui. E dove diavolo è scappato? Non riesco a vedere dove è scappato, ragazzi. Siamo rimasti in pochi. C'è solo Ice che possiede l'uovo. E dovrei capire se è questo il suo uovo. Vediamo un po'. Andiamo a dare un'occhiata. Potrebbe essere questo. Vediamo un po'. Ok, ragazzi, siamo tutti senza uovo, quindi che vinca il migliore. Io direi di farmi il restante dell'armatura, quindi mi mancano i piedini. Facciamoli subito. Ok, e sono pronto a distruggere tutti. Mi mancherebbe il cibo, quindi cerchiamo di non rischiare, di non rimanere senza cibo. E sicuramente ora proveranno ad equipaggiarsi benissimo. Eccolo lì, all'arco con impatto sicuramente, ragazzi. Quindi vediamo un attimo la situazione. Si saranno alleati? Devo capire cosa fare contro questo. Se viene qui non ci sono problemi. Gli farò trovare una bella sorpresa. Quindi cerchiamo un attimo di fare un muro così protettivo. Così almeno non rischiamo di cadere. Ok, non può farmi niente, ragazzi. Vedete, io ho messo così, così, così. Dobbiamo solo aspettare lui. Se viene, viene. E vediamo un po' cosa vuole fare, soprattutto. Vediamo un po'. Non dovrebbe prendermi. Io mi sono messo in F5, quindi posso vedere tutto. Non dovrebbe prendermi. Dobbiamo aspettare solo il suo passo falso, che viene qui e lo devastiamo seriamente di botte. Cioè, seriamente, ragazzi. E va giù, ragazzi, vedete come funziona? Si credono forti ma poi vanno giù. Ora è rimasto solo l'ultimo. L'ultimo, ragazzi, cioè vi rendete conto? È rimasto solo l'ultimo da distruggere. Dove potrebbe stare? Non lo so, ma potrebbe comunque camperare un botto. Eccolo, sta lì, ragazzi. Allora andiamo subito, speriamo che non si sia fatto l'arco. Speriamo, ragazzi, speriamo. Ok, qui ha messo un bel po' di blocchi. Fa prima a suicidarsi, ragazzi, perché io lo devasterò. Perché non si può rompere, ok? Qui sì. Lo so che tu mi cacci l'arco, io lo so. Lo so, lo so, lo so, vediamo. Lo sapevo, ragazzi. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Maledetto, per quelli come là, con l'arco si fa questo tipo di cosa, no? Ponte, anticaduta, nabbo. Arco con impatto, va bene. E dovrei pur sempre finire queste frecce, sappilo. Ok,
non dovrebbe farmi niente, ragazzi. Poi se io mi incazzo, per questo è la fine. Ok, aspettiamolo. Non rischiamo, ragazzi, come prima. Faranno loro il passo falso, fidatevi. Lui proverà a venire qui e andrà giù. Vedete come funziona? Lui voleva venire a destra per buttarmi a sinistra, ovviamente. Non mi puoi fare niente, non mi puoi fare niente. Vediamo, ragazzi. Ok. Vediamo come gioca questo. Le frecce pur sempre le finirà. Poi, se vuoi giocare con l'arco, per me non ci sono problemi. Andiamo a prendere l'arco. Prendiamo l'arco, ragazzi. Facciamoci l'arco anche noi. Qual è il problema? Ci facciamo un bellissimo arco anche noi. Ok. È il momento di uscire. No. Scappi, eh. Scappi. Mi faccio l'arco anch'io, ragazzi. Basta. Basta. È arrivata l'ora di farsi l'arco. Se no questo qui non la finirà mai. Tanto io sto qui. Bene. Mi andrò a fare l'arco. E poi vediamo cosa ti succede. Poi vediamo. Vediamo se qui... Ah sì, abbiamo il ponte libero. L'arco costa intorno agli... ai 13 circa, credo, con impatto. Quindi sarà la fine per te, sappilo veramente. Tu mi hai provato a punzecchiare con le frecce e non ci sono problemi. Volevi. Io li sciotto, ragazzi, non ci sono problemi, io lo sciotto a questo. Vai, vai, ragazzi, ce la facciamo, sicuro ce la facciamo. Non mi farò mai ammazzare da questo. Sì. You suck. You, non io. Maledetti, avete perso. Non si può competere contro Lord Tecno Escobar, ragazzi. Cioè, ma non per vantarmi. Io, cioè, guarda, io sono scarso nei PvP perché sono scarso. Ma per quanto riguarda le strategie non ce n'è per nessuno, ragazzi. Perché io lo sapevo che quello lì faceva un passo falso, che tipo sarebbe venuto lui da me. Ed infatti è stato così. È venuto lui da me ed è morto. Avrebbe potuto comunque camperare, mettersi, non lo so, da un punto lontano, continuare a frecciarmi. Ma invece ha fatto il passo falso. E vabbè, ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto e ci sentiamo ad un prossimo video. Ciao!